Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Gammarata Web, Carlo Antonio Biondo. Buongiorno da Carlo Antonio Biondo. Quello che vi proponiamo questa settimana è davvero un numero speciale del notiziario, il giornale di Cefalù. Un numero che dedichiamo interamente al conferimento della cittadinanza onoraria a Don Santino di Gangi, Monsignor Santo di Gangi. Abbiamo seguito la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ed è proprio questo che vogliamo proporre appunto questa settimana qui al giornale di Cefalù. Cominciamo con il ricordare che si tratta del numero 1790, anno 41esimo. Il notiziario, come sempre, lo trovate esclusivamente in internet, profilo Facebook Adriano Cammarata e canale YouTube Carlo Antonio Biondo. I link sono su tutti i social e l'archivio del giornale di Cefalù nel sito Cammarata Web. Allora, dicevamo, questo numero del giornale di Cefalù, Don Santino di Gangi, cuore d'Italia. Cittadinanza onoraria a Don Santino di Gangi in segno di gratitudine per l'impegno nell'accoglienza dei profughi albanesi sbarcati a Buonfornello nel 1991. La cerimonia nell'aula consiliare del comune di Castelbuono. Alla presenza del sindaco Mario Cicero, del sindaco di Cefalù Daniele Tumminello, il vescovo Monsignor Giuseppe Marciante e il presidente del consiglio comunale Mauro Piscitello. Commoventi sentimenti di riconoscenza al parroco emerito, ottantenne Monsignor Di Gangi, 57 anni di sacerdozio lo scorso 22 marzo. Sono stati espressi da chi, in fuga dall'Albania, assolutamente privo di tutto, venne accolto a Cefalù e nelle Madonie nel 1991. Una accoglienza non semplice, perché taluni temevano un danno d'immagine per il turismo, come espresse anche il titolo del Corriere delle Madonie, Albanesi in vacanza. Successivamente corretto, subito opportunamente rintuzzato dallo stesso Di Gangi con l'articolo su presenza del Murialdo, ero forestiero. Quei profughi hanno poi avuto la forza di ricominciare a vivere, come Mark Babbani, già sindaco di Vaudeyes, che mettendo a frutto il mestiere imparato a Cefalù è diventato titolare di una impresa di pesce conservato con oltre 500 dipendenti che esporta in tutto il mondo. E così, dopo 33 anni dall'Albania, tutti insieme a Castelbuono per ringraziare padre Di Gangi, allora parroco della chiesa del villaggio dei pescatori, Santa Maria della Luce, oggi Sant'Agata. I loro nomi, Pashuk Drini, Ariston Drini, Alfred Zefi, Bledi Zefi, Frederick Bici, Arianit Bici, Rafael Drini, Driola Bici, Etleva Bici, Marcello Muzzaggi, Drande Babbani, Julian Babbani, Frank Babbani, Marian Babbani, Miriet Babbani, Izvira. Tante le sollecitazioni. Mark Babbani, il mondo dove sta andando? Noi abbiamo bisogno di pace. Padre Di Gangi, l'onorificenza che mi viene attribuita con la cittadinanza onoraria di Vaudeyes
va idealmente estesa a mia sorella, mia nipote ed a tutti coloro che si sono impegnati nell'accoglienza dei profughi. Monsignor Marciante, Don Santino rappresenta il cuore dell'Italia. La dignità di ogni persona non dipende dalla lingua, la religione e il colore della pelle. Nel servizio del giornale di Cefalù tutte le immagini della cerimonia e gli interventi nell'ordine di Mario Cicero, Mark Babani, Daniele Tumminello, Mauro Piscitello, Don Santino Di Gangi e Monsignor Giuseppe Marciante. In questo numero del giornale di Cefalù, 1790, anno o 41esimo, un video notiziario che da giovedì 18 aprile 2024 può essere seguito, visto e rivisto su Facebook Adriano Cammarata e sul canale YouTube Carlo Antonio Biondo. L'archivio, come già detto, nel sito Cammarata Web e link su tutti i social. Allora, ecco quindi il nostro servizio per il giornale di Cefalù. Don Santino Di Gangi, cuore d'Italia. Il municipio di Vaudès ha conferito lo stato di cittadino onorario a Santi Di Gangi, in segno di riconoscimento per il contributo sociale ed umanitario in aiuto agli immigrati albanesi a partire dal 1991 ed in seguito, con riconoscenza e stima, il sindaco Mark Babani. Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Cammarata Web. Su tante iniziative delicatissime che ci sono in un momento così grave come sta vivendo il mondo per questa situazione di incertezza che c'è ormai, non c'era mai si poteva pensare nel 2023 di avere delle guerre dentro l'Europa, ma la cosa che sottolineo io, mai si poteva pensare che stati si mettevano contro stati. Negli anni, negli ultimi decenni abbiamo avuto dei conflitti all'interno delle stesse nazioni, anche più tra etnie diverse. Invece c'è stata questa degenerazione. Allora la presenza sicuramente costante, attiva di Sua Eccellenza, ma di Papa Francesco, è detto da uno che viene da un altro mondo, io vengo da una cultura diversa, è un fatto positivo, attento, che dà fiducia e speranza in un momento che sicuramente di tanta attenzione. Io oggi, agganciandomi a questa situazione che ho raccontato in questo momento, la presenza degli amici albanesi che sono venuti tanti anni fa, quando è fa? Nel 91. Nel 91, che sono scappati da una situazione delicatissima di quella nazione che era entrata in crisi, che stava avendo un'evoluzione, che poi ha avuto un'evoluzione, sono scappati per garantire la propria incolumità, cioè loro erano giovani, ragazzi che sono venuti. E perciò questo incontro di oggi è un incontro tendente per quello che sta succedendo nel mondo, cioè mentre si cercano di fare guerre tra popoli, tra nazioni, noi con il nostro contributo, ma io l'anno scorso sono stato felicissimo di ricevere qui per 3 giorni un collega ungherese che abbiamo fatto una bella iniziativa qui in piazza sull'enogastronomia ungherese, sui piatti tipici ungheresi. È stata una cosa bellissima di 3 giorni. Sono stato in Ungheria e ritornerò in Ungheria dal 30 al 6, al 5 di maggio, da Centavia, perché quella comunità che è distante appena 20 km da Budapest, nel suo comune vogliono aprire un negozio di tutti i prodotti padroniti e siciliani. Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Cammarata Web. Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Cammarata Web. Buongiorno a tutti un'altra volta, scusate per il mio italiano che forse non sono perfetto, però vorrei ricordare un po' la storia del paese. Non è la prima volta che noi siamo venuti nel 91 in Sicilia, ma in Sicilia erano venuti anche tanto tempo fa gli altri albanesi, che dall'occupazione turco, dal 1480 e poi, allora
ci abbiamo il piano di Albanese, ci abbiamo in altri paesi, che oggi noi con tutte queste ragioni ci abbiamo, diciamo, scambiamo le speranze uno con l'altro. E viene dopo il discorso del 91. Eravamo un paese uscito dal comunismo. Non sapevamo niente dove stiamo andando. Siamo saliti sulle pescareggi e siamo scaricati a Brindisi e poi ci hanno portato in un treno, hanno detto andiamo in Sicilia. Noi non sapevamo dove era Sicilia, dove niente, perché non avevamo informazioni. Dopo di questo ci scarichiamo a Pontefornello, in un campo lì, 700.000 persone, e grazie a Padre Santino, che veniva nel campo, era avvocato di 2.000 albanesi che vivevano di là. E poi ci ha fatto prendere a noi, eravamo un esempio, perché non era facile entrare, ma lui, erano tanti discorsi, perché era il turismo, questi ragazzi come vengono e come devono, se andavano bene nel lavoro, se non andavano bene, che tipi erano, non è che era facile. Però grazie alla Chiesa Cattolica, che ha assunto a noi 5 ragazzi che eravamo cattolici e 3 ragazzi che erano musulmani. 4 che erano musulmani. Sì, all'intrigo. Allora, in questo fatto, devo ringraziare tutti questi della parrocchia San Francesco, dai primi giorni portavano, chi portava il pane, chi portava questo, chi portava l'altro, finché quando noi abbiamo cominciato a lavorare, perché non era facile cominciare una vita da zero, non avevamo niente. Poi abbiamo cominciato a lavorare, ci siamo, qualcuno ha cercato il meglio, è andato a Milano, è andato nei altri paesi, io sono di quelli che sono rimasto qua. E lavoravo in fabbrica di pesce e poi ho lavorato nel Santa Lucia, in albergo. Di là poi abbiamo cominciato e poi siamo diventati soci con la ditta di qua, del pesce, per aprire un po' la famiglia. Poi le cose sono andate un po' che i soci sono ritirati, perché la disgrazia di Pasquale Cuccio che è morto, e il figlio che non voleva continuare, io ho continuato da solo con la fabbrica del pesce. Oggi è una delle fabbriche più grandi in Europa, posso dire, che lavorano più di 500 persone e che diamo lavoro anche agli altri e che lavoriamo con tutto i paesi del mondo, Croazia, Spagna, dove c'è il pesce noi siamo presenti. E così è andato la vita. Però vorrei ricordare un'altra cosa. Il mondo come sta andando? Noi abbiamo bisogno di pace. Questo è importante. Il sindaco ha mandato foto su questo. Le guerre e tutto il resto a noi non ci importa niente. Il popolo non ha colpa. Il popolo è popolo. Vuole lavorare, vivere tranquillo, con pace e avere le comunicazioni con tutto il mondo. Invece la politica non sembra quella giusta, perché c'è politiche che vanno nelle guerre, politiche che vanno un po' più male, c'è politiche che vanno bene, ma grazie a Dio che c'è la Chiesa Cattolica che distribuisce pace in tutto il mondo. E siamo parte di questo mondo. Le storie Albania, Italia sono stati sempre e rimangono sempre. Il nostro cittadino onorario è un esempio.
però tutti i tempi hanno avuto il loro eroe. Tutti i tempi. Ancora si parla da Verdi Napoli, che era l'amico dell'Albania, che ha accettato gli albanesi in quel tempo, e arrivano i tempi che nel 91 accettano gli altri albanesi. L'esempio nostro che 30 medici, un esempio, perché per l'Italia nella situazione del Covid non erano niente 30 medici, ma l'esempio era buono, che il primo ministro nostro viene con 30 medici in aiuto in Italia. Voi viene il discorso oggi che tutti i stranieri che devono venire, i clandestini che devono venire in Italia, noi abbiamo fatto un posto in Albania, li accettiamo noi, e poi chi prende il permesso viene in Italia. Diciamo che di nuovo in collaborazione di togliere tutti i campi e tutte le altre situazioni che sono in Italia, che è preoccupante perché anche Italia non può assumere sempre, però il nostro governo dice no, portiamo in Albania, non c'è problema, è d'accordo. La prima ministra, con il nostro primo ministro, viene di nuovo un accordo per affronto dell'Italia. Perché l'Italia è stato il paese più vicino con l'Albania. Storicamente è stato un aiuto, perché non tutti gli stati ci hanno voluto bene, perché l'Albania l'hanno diviso a 100 pezzi, questo qua, questo là, questo là, questo là. Allora, l'Italia è stato sempre il campione e noi siamo contributori di questa situazione. Sì, è un esempio piccolo, ma gli esempi rimangono. Domani nelle storie, noi non siamo qua, però le storie rimangono. Io vorrei ringraziare tutti e scusate per il mio italiano, perché forse non riesco a esprimere bene le mie idee, ma grazie di tutto. Il giornale di Cefalù, Videonotizie, Radio Cammarata Web. Il giornale di Cefalù, Videonotizie, Radio Cammarata Web. Io sono qui oggi proprio perché la storia che è stata raccontata, una storia che ha visto la città di Cefalù come protagonista di questa pagina di accoglienza. E se vogliamo anche di questa costruzione di un'opportunità, così come ci veniva. Un'opportunità che è stata possibile grazie a quella capacità di azione che il padre Santino ha messo in atto subito nel momento della massima difficoltà, nel momento in cui le persone si ritrovano sole con se stesse, con la prospettiva del vuoto, dell'ignoto davanti, di una vita che non si sa più in quale direzione possa risolversi. E in quel momento c'è bisogno di gente di buona volontà, di gente che sappia tendere la mano, che sappia intercettare il bisogno, che sappia aprire le porte. Poi la differenza la fa l'impegno, la volontà, la voglia di integrarsi, di farlo, diciamo, onestamente e con il lavoro, che diventa, ed è di fatto, così come la nostra Costituzione dice, l'unico assoluto strumento di promozione della persona umana. Attraverso il laborismo, come diceva Virgilio, si cresce. Può essere faticoso, sicuramente il lavoro costa fatica, costa sacrificio, costa dolore, costa sofferenza, però è solo attraverso il lavoro che l'uomo cresce e sviluppa le sue capacità, le sue potenzialità. Facendo sì che i dolori e le sofferenze della vita possano essere tollerati ed accettati, proprio perché c'è lo sforzo e c'è l'impegno. Non è certamente il parassitismo, la pigrizia, l'indolenza che promuovono la persona umana, ma sono altri i principi e i valori. Ecco, questa terra
è fatta di gente che ha sempre lavorato, che ha sempre faticato, che attraverso la fatica e il lavoro è riuscita a migliorare le proprie condizioni e a offrire un futuro diverso anche alle generazioni che sono seguite. Si potrebbe parlare del fenomeno dell'emigrazione per ore. Noi stessi siamo stati un popolo di emigranti. Milioni di italiani sono andati via, centinaia di migliaia di siciliani sono andati via in altre terre a cercare una fortuna, a cercare un futuro quando qui questo futuro sembrava precluso. E così è stato per i nostri vicini, le comunità appunto albanesi che hanno trovato nell'altra sponda dell'Adriatico il primo immediato porto di accoglienza e di rifugio. Ecco. Il giornale di Cefalù, Videonotizie, Radio Cammarata Web. Il giornale di Cefalù, Videonotizie, Radio Cammarata Web. Oggi, perché se un po' non è una giornata veramente di festa, perché sapete che la città dell'Albania, il comune dell'Albania vuole fare questo omaggio al Don Pino di Cancia, perché nel lontano 1991 ha avuto la capacità di interferire con questi giovani che sono scappati dal loro paese, perché come diceva Pecchio Sindaco, il comunismo aveva creato molti danni in quel paese, e che ha avuto la capacità di far integrare questi giovani a lavorare nel nostro territorio, e che oggi questi giovani sono grandi imprenditori, uno dei più grandi imprenditori dell'Albania. È veramente un piacere ascoltare queste cose, perché non tutti gli immigrati che vengono nell'Italia, nelle nostre comunità, sono delle persone non affidate, ma ci sono persone di stile, grandi persone veramente che hanno dimostrato e hanno contribuito a far crescere anche le nostre comunità. Perché in alcune zone, in alcune paesi, se non ci sono gli immigrati, non ci trova neanche la forza lavoro per andare avanti. E questo è il problema che abbiamo in Italia, questo respingimento degli immigrati, che è una cosa che veramente duole, perché oggi gli immigrati hanno dimostrato veramente di essere una forza attiva. E come diceva Don Santino, quando nel 91 sono arrivati questi giovani qui a Bonfornello, in un articolo del giornale lui scriveva: eri forestiero e io ti ho accolto. Lui ha accolto queste persone ad integrarsi per dire: noi siamo qui e voi dovete stare con noi, perché siamo tutti figli di Dio, siamo tutte persone che vogliamo lavorare per il nostro bene e per il bene dei nostri paesi. Il giornale di Cefalù, Videonotizie, Radio Cammarata Web. Il giornale di Cefalù, Videonotizie, Radio Cammarata Web. E voglio mettere subito le mani avanti. Sì, mi rassegno che la mia persona è l'occasione per questa bella riunione cordiale, bella, che supera la ufficialità e che è una parola di messaggio ai problemi che sono stati evocati ora, che sono gravi, su cui si chiacchiera troppo. E bisogna invece arrivare alle decisioni. Dico così, la mia persona è il pretesto, è l'occasione, ma quello che avvenne allora è forse bene riprenderlo. Che bello che ci sono, comincio da voi, signor sindaco piccolo, anche signora piccola, sindaca piccola, a fare queste cose. In Albania voi vi chiamereste paese,
Biden. E dobbiamo prendere, vedete, ora c'è questo eccellente, io ora se parto, vabbè. Come nonni vi raccontiamo delle cose che a nostra memoria sanno di fiamma. È 1991 e bisognerebbe evocarlo, e viene più semplice se dopo una piccola premessa, ma Sua Eccellenza so che ha avuto a che fare pure con l'Albania, non lo so bene, ma altre volte è capitato. Che è successo nel 1991? È successo che il 31 marzo la televisione dice stanno piombando nella Puglia una grandissima nave presa con proprio un grappolo di persone, stanno sbarcando. Quel giorno tra Pescherecci, tra questa nave avventura, tra chi l'avesse pensato, allora non si sa bene, proprio si sono riversati lì a Brindisi. E io ero allora in una situazione un po' di convalescenza, avevo finito a Caltavuturo, era una specie di situazione sabbatica. E il giorno successivo la televisione dice è lì dallo stadio dove erano stati imprigionati, poi alcuni scavalcavano, si spargevano e stanno per essere distribuiti per tutta l'Italia. Il giornale della sera, e c'è un campo in Sicilia, e precisazione vicino Cefalù a Buonfornello. Io ascoltavo e dicevo qui succederà qualche cosa, e qualche ora dopo mi arriva la telefonata del vescovo Mazzola, memoria, che mi dice senti, sta arrivando questo paese, un paese a Buonfornello, guarda, tu che sei per ora più libero ci vai, fai quello che puoi, non lo so cosa potrai fare. Ma vai, quello era pomeriggio, e allora io prendo la macchina, ero a Cefalù allora in casa di affitto via con mia sorella vedova da qualche mese, Francesca, lì dov'è Francesca? Lì, orfana di 14-15 anni, no, sono, quasi 18. 18, sì. Subito dopo su Campo Felice, allora era Paolo Palleggenti, che era lì immediatamente vicino quando spuntò, e poi anche l'Ascari, lui era lì, cioè, l'Ascari era però un po' più fuori mano, ma Campo Felice era lì diverso, e Cefalù, non erano più la massa, erano persone con nome e cognome, ora arriviamo, persone con i drammi, persone, e quindi Albanese in vacanza proprio fece arrabbiare. E allora mi sono permesso di chiamare, quasi convocare, anche se lui era, ho detto dico così si ragiona, così si scrive. E lui dice sì, va bene, cominciai a parlare, a dire, a raccontare tante storie, certo se si guardano così come massa, ma ogni volta è una persona, caro sindaco, il cristianesimo, Gesù, bene, io devo portare su. Le radici cristiane di Europa. Mi dica se ci fossero le radici cristiane, tante stupidaggini contro l'emigrazione non si direbbero. Radici cristiane, una piccola parentesi, quando arrivai in Albania, anzi prima, il saluto di tutti che non avevano potuto manco farsi il segno della croce perché nessuno veniva arrestato. Il saluto corale che mi dicevano tutti, ve lo dico io in albanese, poi rispondete. Job laudu Gesù Cristo. Buon Dio. Sempre lodato. Ripeto,
Laudui Gesù Cristo. Voi giovani dovete dirlo forte, forte. Laudui Gesù Cristo. Tu dillo in italiano. Questo sono sindaco, io me lo posso permettere, niente ma fare in lui. Questo sindaco che dice che veniva da altre culture, era compagno comunista. La parola io ce l'ho però. Intanto sono quello con Gesù Cristo, intanto è la persona umana, di là viene, rispetto grandissimo per tutte le fedi, ma il valore della persona umana viene da Gesù Cristo, che per questo si fece mettere in croce ed è risorto, va bene, lo posso dire questo. E si chiacchiera molto di cose. Allora vennero sti ragazzi, io entro e trovo a un lato del viale 5 giugni e spiccava su quello lì, quello là, spiccava, a cui avevano dato una tuta, me la ricordo bene, una tuta come l'astico, l'avevano dato, e attorno a lui ce n'erano altri 4, erano 5. Poco più in là c'erano questi altri 4 che erano di Calaia, Ecerem, Moris, Stefano e Ingrid. Loro erano, vediamo se mi ricordo tutti, no, non me li ricordo però, Marco, Alessandro, Giovani, Giovalin, Genzi, Arben non vive. Arben è morto. Arben che l'abbiamo davvero messo nel ristorante Normanni Guercio con lui. E serviva i tavoli, si sapeva Arben, poveretto, dei tavoli da servire. E non riusciva ad aprire la bottiglia. E quelli sorridevano, quelli che non dovevano essere serviti. Allora Arben si spizzì all'albanese, dice: apritelo voi allora. Arben, in paradiso. Così come Mario, suo fratello, un ragazzo bellissimo, bello, che faceva girare la testa alle maize, va bene? Un po' più bello di te era. E non c'è prima. E che venne, è vero, Francesca, a raccogliere le ulive da noi, così per amicizia, cadì dall'albero, si fece male alla spalla, non disse niente. E poi andò a finire prima in Canada e poi andò a finire in Australia. E in Australia, in un incidente di moto, è morto. E così queste cose, queste storie grandi, belle, eccetera. E allora questi 4 che diventarono il mio corteo continuo. E lì radunato, abbiamo parlato, Francesca la sera veniva nella mia macchina a distribuire cose, io me ne andavo per i fatti miei e lei veniva. La cosa più toccante era, per eccellenza, il fatto che la sera, quando me ne tornavo, avevo 50, 100 lettere, avevamo dato, che poveretti che c'era, e li volevano spedire per dare notizie alle loro famiglie. Che potevo fare io? Quando arrivavo in tempo che c'erano i negozi, le farmacie, le tabaccherie, ne davo
30 a uno, 20 a un altro, e 20 a un altro, dico domani mettete il bollo e partito. Quando arrivavo che erano tutti chiusi, era l'economo, ma anche il direttore Padre Pasquale Pagliuso e il direttore Padre Mario, che mi dicono che è morto, perché era lui che si pigliava tutte quelle lettere, ci metteva il francobollo e spedita. Il telefono di casa di mia sorella e quello di Campofelice era continuamente con la legile. Ricordo che la bolletta che mi arrivò a casa fu 2 milioni. 2 milioni del 91. Però poi quando arrivava la bolletta io andai dal vescovo e dicevo ma cari e quindi tutto questo poi finì il campo, aspettano al campo eccellente, ci fu un'altra cosa stupenda, le suore francescane di Tusa andarono dal vescovo e dissero, eccellenza, noi ci vogliamo trasferire nel campo e le chiediamo solo una cosa, che possiamo avere la messa, e lui disse, c'è Padre Santino, no, e poi che nella roulotte con noi torna Gesù sacramentato. E quindi è dinanzi a me. Io celebravo la messa nella roulotte, però rivolta al popolo, e venivano tutte queste persone, tra musulmani, tra ortodossi, e lì che stavano, c'era qualche bambino. Queste suore, eccellenza, non finisco di ricordare Suor Serena, Suor, non mi ricordo l'altra, come si chiama? Questa che aveva sulla Serena una bambina sempre in braccio, lattante si può dire, perché la mamma era un po' smandata, la lasciava, e quindi questa ci fece mamma. Quando poi finì il campo, ricordo Suor Serena che dovette lasciare la bambina, piangeva, la sentiva come figlia. Ecco, questo è avvenuto. Dunque, poi ci fu il dopo campo, perché poi vennero questi ragazzi e si sparsero, alcuni andarono al nord, alcuni tornarono in Albania. Ci fu il dopo campo e quindi e c'erano quelli che abitavano, i loro 5 abitarono lì, i 4 abitarono nel seminario, ma poi tutti che si davano da fare, poi diventò una coralità, la faccenda albanese in vacanza si è finita, va bene. E quindi lo sento di dire questa onorificenza che mi giunge se viene estesa a tutta la coralità dell'accoglienza, perché poi il titolo con cui io ho risposto al professore La Grua, che mi disse lei mi risponda pesantemente, e io ho detto ma non nel suo giornale, e me lo pubblicò non nel caso Carlo Antonio lì al Muriato, perché c'è la stampa pure, e ne approfitto parlando sul Proponte qua che stanno permettendo in Albania, sono cose importanti, vedo che ci sono autorità forestali, vedo che c'è bene, e quindi intanto vado appunto ringraziando e spero di non dimenticare nessuno, ma voglio salutare i miei cugini, l'ho fatto sapere come cosa di famiglia, sono pure qui, eccetera. Ma il mio ricordo poi è stato il dopo campo, dopo. E per questo ricordo la parrocchia, io allora la chiamavo Santa Maria della Luce, vabbè, Sant'Agata nelle carte, vabbè, Santa Maria della Luce, e io quando sono arrivato lì, che mi ci hanno finito il campo,
il vescovo mi mandò a comandare la parrocchia, però andai e mi dissero quelli del villaggio, perché c'era queste case popolari, mi dissero: ma non altri che si morì in Catania? Dico la sinodalità, eccetera. Dico giusto, e voi che cosa volete? Dice: ma non hanno già mangiato cari, ha mangiato lume, pescatori, eccetera. E io ho detto: giusto, avete ragione, voi dovete scegliere il vostro nome. E io gli ho detto: però se invece da mangiato lume c'è la cappelletta, la chiamiamo Santa Maria della Luce, com'è? E tanto Gesù Salvatore dice: io sono la luce del mondo. E mi disse: buono. E allora io, nel mio tempo che sono stato, facevo Sant'Agata Vergine Martire, detta Santa Maria della Luce. È nato la processione al mare, è nata il pulito, ci viene pure, perché è stato un cattolico. E poi tutti, come qua c'è la signora Aurora, con Pino Spinosa, e ci fu il dopo campo. Il dopo campo è che tende vicini, e che poi il Pasciuc, questo si chiama Pasciuc, lavoratore su un puntore. Non si dice così? Sì. Molto lavoratore. Che fu preso talmente a ben morire, ci dovrebbe essere il agnello qui, è arrivato, no? Sì, vabbè. E quindi apprezzatissimo, e c'è qui il figliolo, dove si è andato, quattro figli ora, i ciulli ora hanno i figli. Federico pure. E allora il dopo campo, dicevamo, che è molto interessante, eccellenza. Allora questo imprenditore, ora imprenditore, che da sera, mi disse: lei deve venire in Albania, così con questo dopo in Albania, giusto, devo vedere in Albania. E allora nel 93 andammo in Albania. E lì abbiamo trovato la devastazione, un dopoguerra, un arretramento terribile e una ospitalità, una sete di fede, di religione, peccato. Sto pensando a Rec, che ora è in paradiso, che mi disse. Allora eravamo a pranzo, io non morirò senza i sacramenti, perché allora? Quando ci sono tornato in Albania, alcuni anni dopo, la prima cosa che domandai lui è: Frank, che dice? Sta molto male, sta morendo. Lo andiamo a visitare? Nel 2006 mi ha riconosciuto. Ha sorriso, io ho dato i sacramenti, è morto, perché l'indomani dico: che dice Frank? È morto. Dovette venire i disegni della provvidenza, perché oggi è provvidenza che è questo signore che guida pure il sistema, pure l'intera. Sì, il tuo nome è questo, che si sente perfino della tua mente. E siamo e siamo la provvidenza, è morto con il prete accanto, venuto per caso nella, e mi diceva allora, quando avete fatto la macchina regalo alle suore, perché ecco ci fu anche le suore con le gine che hanno impiantato la loro presenza alla mentita. Sì. Che nella depressa Albania era la zona più depressa. E allora abbiamo lì tutto, c'è un caro sindaco, abbiamo comprato questa Land Rover, l'abbiamo riempita, e dov'è? E lui fece di autista, l'abbiamo portata lì tutta carica di cose eccellenza belle, dalla chiesa.
la povera parrocchia, perché è piccola, povera perché nascevamo, diventò un riferimento, con qualche grande rammarico, eccellenza, perché veda, ora pare che in 30 anni uno pare che queste cose pare che le hanno fatte gli altri, però i rimpianti per non aver saputo fare rimangono. È una cosa che pesa sul ricordo, e la vicenda, mi pare che si chiamava Arthur, non so se, è questo ragazzo che cadde in una depressione a Genova, aveva 19 anni. E allora noi credevamo che era una, non so, era suggestionato, si sentiva perseguitato, era una depressione con mania di persecuzione. A modo nostro credevamo di trasferirlo nella contrada dove si sentiva protetto, invece era la depressione che lo portò al suicidio. Come? Hinderlind. E c'ha la sorella, con Francesca si vedono ancora. Allora, e quel ricordo che abbiamo fatto il funerale, anche se lui era musulmano, vabbè, e tutti i ragazzi che erano lì attorno, li ho visti radunarsi, ricordo il pianto proprio di tuo cugino Salvatore. Proprio ce l'ho davanti dalla faccia di questo ragazzo che piangeva in una maniera, ecco, spesso il rimpianto di non aver saputo capire chissà cosa avremmo potuto fare. Bene, allora io, è giusto perché se racconto una storia, è la storia di quello lì, quello, quando andai in Albania nel 93, mi venne, mentre io dicevo il breviario la mattina, il testo che il papà di Marco mi aveva dato, Marco era con la ragione per la ragione, ora c'è un palazzo lì, vabbè, ma non c'è anche nessuno, allora era un palazzo. Vabbè, io non ci voglio venire a Sercetti perché non la trovo più come allora, anche se è giusto che sia così. E allora, mentre ero fuori, seduto su una duna, dicevo il breviario, mi arriva qualcuno lì e mi dice: padre, mi ci porti in Italia? Io ho detto: figlio mio, come ti ci porto in Italia? Perché è semplice. Ah, va bene, è semplice. Europa che si deve vantare di mettere nella sua Costituzione, non perché ha le radici cristiane, ma perché l'aborto è un diritto. In Francia, la civilissima Francia, deve mettere nella Costituzione che l'aborto è un diritto. E poi si dice le culle vuote. Ma fate venire gli emigrati che le riempiono le culle. Oppure tutti gli aborti che si fanno in un anno le riempiono le culle. Ora forse qualcuno mi dice qua che sono molto evoluti, che io sono anticriminista. Io mi sto presentando davanti al Signore perché ho 80 anni e non voglio che il Signore mi dica: nelle tue occasioni non hai parlato del Vangelo. Non voglio sentirmi dire dal Signore: tu prete, hai imparato con il mio Vangelo. È delitto e morto. Non è possibile che sia chiamato civiltà. Torniamo a Gesù Cristo, convertiamoci a Lui. Ecco. Se questa è l'ultima parola che i miei 80 anni mi danno, sono contento di dire: torniamo al Signore, al crocifisso risorto. Cari confratelli, continuate. Il giornale di Cefalù, Videonotizie, Radio Cammarata Web. Il giornale di Cefalù, Videonotizie, Radio Cammarata Web. Perché questo riconoscimento è un atto di gratitudine. E citavo poco fa quel brano del Vangelo dove alcuni erano stati guariti da Gesù, aiutati da Gesù, erano in 10, però dice uno solo tornò. E ecco, io vedo in questo gesto quell'uno che è tornato.
a ringraziare per il bene ricevuto dall'Italia, innanzitutto, perché Don Santino rappresenta innanzitutto l'Italia, il cuore dell'Italia, che è certamente un cuore generoso, perché noi abbiamo conosciuto sulla nostra pelle quello che significa emigrare, specialmente i nostri emigranti in America, che appena arrivavano venivano messi nelle camere disinfettati perché pensavano di avere tutti dei pulmoni. Capite? Allora, certi discorsi secondo me sono importanti da fare oggi, in modo particolare, specialmente da quei popoli che hanno conosciuto l'emigrazione, il dolore dell'emigrazione, perché l'emigrazione non è una cosa piacevole, è una cosa che fa soffrire tanto, e raccogliamo certamente la sofferenza di tanta gente. Voi immaginate tutti quei naufraghi di quel barcone, la nave anzi, che fu speronata, allora, terribile. Significa lutti, significa morti, significa lacrime. È chiaro, quindi un paese che ha sofferto questo deve essere un paese, deve diventare un paese altamente umanizzato. Questo non bisogna mai dimenticarlo. La memoria è importante in queste cose. E oggi noi abbiamo fatto memoria, anche in una maniera piacevole, come le sa fare il nostro Don Santino, no? Con questo suo modo di fare straordinario, che ci ha dato tanta gioia interiormente, ma ci ha fatto tanto pensare anche. Ecco, un paese che ha subito questo non può essere un paese, diventare un paese egoista, chiuso, deve essere un paese solidale. Questo lo dico all'Albania in modo particolare, ma lo dico anche a noi italiani per non dimenticare che anche noi siamo stati profughi altrove. Con questo un primo punto. L'altro punto è questo, e l'ha sottolineato molto bene Don Santino, il discorso della dignità infinita, benedetto così oggi, un ultimo documento datoci dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, dignitas infinita, cioè ogni persona ha una dignità che non se la dà da sé, è una dignità che gli viene data come dono dall'alto. Anche la persona più degradata, se vogliamo, gli rimane sempre una grande dignità. Ed è questo che crea i veri diritti di cui ci parlava Don Santino, i diritti universali, che oggi con questo documento la Chiesa ha veramente esteso, che non sono solo alcuni, ma sono in tanti le cose, senza camuffarle e senza nascondersele, perché ci sta il futuro anche di una nazione che si chiama Albania, una nazione sorella, che preme di entrare certamente in Europa. Noi ne siamo ben felici se l'Albania entra nell'Europa, ma un'Albania che ha questa esperienza, che ha capito questo, che certamente fa tesoro delle sofferenze che ha subito per tanti e tanti anni, e non soltanto alcuni numeri. Tra il 1945 e il 1990 furono condannati a morte, mediante fucilazioni, impiccagioni e altro, 5.000 uomini in Albania e 450 donne. Inoltre furono incarcerate 34.135 persone, di cui 1.000 risultano morti in carcere per i continui maltrattamenti.
Questo per darvi solo alcuni numeri. Perché è fuggito il popolo dell'Albania? Questi sono i motivi. Era un regime dispotico, nel vero senso del termine. Ora, nessuno fugge dal proprio paese senza motivo. E questo dobbiamo capirlo noi italiani, quando giudichiamo chi viene rischiando la vita, anche oggi, dai paesi dell'Africa, eccetera. E quindi riaffermiamo qui, concludo, la dignità di ogni persona umana che non dipende né dalla pelle, dal colore della pelle, né dalla lingua, né dalla religione che pratica, né dalle tendenze sessuali che si porta. Cioè è importante che ogni persona, ad ogni persona, vengano riconosciuti i veri, autentici diritti che trattano la persona come un essere unico, irripetibile. Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Cammarata Web. Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Cammarata Web. Il municipio di Vaudès ha conferito lo stato di cittadino onorario a Santi di Gangi, in segno di riconoscimento per il contributo sociale ed umanitario in aiuto agli immigrati albanesi a partire dal 1991 ed in seguito, con riconoscenza e stima, il sindaco Mark Babami. Grazie a Padre Santino, dalla mia famiglia e anche dai ragazzi albanesi di Shelchet, esatto, che erano qui, e che questo, come diceva il vescovo poco prima, i sacrifici dei sacerdoti albanesi dal 1945 fino al 1990, qui c'è scritto tutto. I volti di Cristo editi da Lavallecchi. E sono cose che mi sono care, perché questo mi è stato regalato a Cefalù quando ho compiuto 40 anni di sacerdozio. Sono i volti di Cristo nella storia dell'arte. E tra le pagine estese, qui sono riprodotti i grandi capolavori commentati, il primo foglio è il Pantocratore di Cefalù, caro sindaco, quindi in Albania, per me è al comune di Dejes, di cui sono Val Dejes, di cui mi onoro di essere cittadino. Sono questi al momento preparati e ricamati, che me l'hanno regalato a Casa Futuro. Ancora cuore, perché questo è stata la prima coppa che mi ha regalato, che mi ha ricamata mia madre. Quindi a volte di questo. Si misura la dignità di un sacerdote con questi gesti di umanità straordinaria. Quindi auguri a Don Santino. Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Cammarata Web. Concludiamo in questo modo il giornale di Cefalù di questa settimana. Lo abbiamo interamente dedicato al conferimento della cittadinanza onoraria albanese a Don Santino di Gangi. Abbiamo seguito l'intera cerimonia presso l'aula consiliare del comune di Castelbuono e vi abbiamo appunto proposto questo servizio realizzato per l'occasione. Quindi possiamo così, insomma, sinteticamente riepilogare che è stata conferita a Don Santino di Gangi la cittadinanza onoraria del comune albanese di Vaudejes, quindi in segno di gratitudine per l'impegno e l'accoglienza dei profughi albanesi
sbarcati a Buonfornello nel 1991. Come dicevamo, la cerimonia si è svolta nell'aula consiliare del comune di Castelbuono e, come avete visto nelle immagini e ascoltato, ci sono stati commoventi sentimenti di riconoscenza a Monsignor Di Gangi, ottantenne, 57 anni di sacerdozio. Sentimenti espressi da tutta la comunità albanese giunta a Castelbuono per l'occasione, guidata da Mark Babbani, già sindaco del comune di Vau Deies, che mettendo a frutto il mestiere imparato a Cefalù è diventato titolare di una impresa di pesce conservato con oltre 500 dipendenti che esporta in tutto il mondo. Tante le sollecitazioni che si sono ascoltate per questa occasione. Lo stesso Babbani: il mondo dove sta andando? Noi abbiamo bisogno di pace. Padre Di Gangi, l'onorificenza che mi viene attribuita con la cittadinanza onoraria va idealmente estesa a mia sorella, mia nipote e a tutti coloro che si sono impegnati nell'accoglienza dei profughi. E poi le parole del vescovo Monsignor Marciante: Don Santino rappresenta il cuore dell'Italia. La dignità è di ogni persona, non dipende dalla lingua, non dipende dalla religione e non dipende dal colore della pelle. Noi vi abbiamo fatto ascoltare gli interventi del sindaco Mario Cicero, di Mark Babbani, Daniele Tumminello, sindaco di Cefalù, Mauro Piscitello, presidente del Consiglio Comunale di Castelbuono, naturalmente Monsignor Di Gangi e Monsignor Marciante, e il vescovo della nostra diocesi. Allora, grazie per aver preferito il giornale di Cefalù anche questa settimana, grazie ai preziosi collaboratori del giornale, a cominciare da Adriano e Federico Cammarata, Giuliano Montagna, Rosalba Petarra, Guglielmo Biondo, Cristiana Biondo e Cosmo Scattaglia. Ricordo che il giornale di Cefalù lo si trova esclusivamente in internet a partire da giovedì 18 aprile 2024, il profilo Facebook Adriano Cammarata e il canale YouTube Carlo Antonio Biondo. Auguro a tutti una buona settimana. La sigla del giornale di Cefalù. Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Cammarata Web, Carlo Antonio Biondo.